Salve mister. Nonostante la retrocessione già acquisita, come valuta la prestazione della sua squadra oggi comunque contro un avversario che avrà bisogno di 3 punti? Si può dire che nell'arco della partita la prestazione alcuni tratti sicuramente è stata un po' condizionata dalla loro cattiveria agonistica. Abbiamo concesso quello che non dovevamo concedere sulle ripartenze dal basso, difatti nasce il primo gol sul nostro errore, idem il secondo sul calcio di rigore. Poi se analizziamo bene la partita abbiamo avuto un'occasione d'oro subito all'inizio con la traversa, dopo mi sembra Rovedati non è riuscito a fare il tap-in. La cosa bella è vedere che comunque sul finale anche della partita abbiamo cercato di riaprirla, quindi una squadra che comunque si dice almeno da quando ci sono io che non è clinicamente morta, cerca di dare sempre tutto se stesso, ed è questo sicuramente il punto di partenza, anche se siamo imbottiti di giovani che stiamo mettendo dentro, da vedere, provare per poi la prossima stagione. Comunque non manchiamo sicuramente di attenzione, di voglia comunque di arrivare a un risultato positivo. Mister, 3 punti importanti per comunque evitare la zona play-out, come valuta la prestazione dei suoi? Oggi era fondamentale fare i 3 punti, siamo stati bravi, non abbiamo perso la pazienza, soprattutto inizialmente dove magari eravamo un po' contratti, e poi vabbè, siamo stati fortunati sull'episodio dove ci stavamo quasi facendo autogol, e poi abbiamo trovato l'1-0 e il 2-0 che hanno un po' indirizzato la partita. Nel secondo tempo inizialmente siamo stati belli ordinati, poi per fortuna abbiamo fatto il terzo gol e abbiamo un po' chiuso la partita, poi loro hanno trovato questo gol del 3-1 che l'ha riaperta. Però sono stati bravissimi ragazzi, oggi c'era solo da fare i 3 punti, l'abbiamo fatto con testa e carattere. Una vittoria molto importante soprattutto per le ultime 2 partite che vi aspettano, sarà un finale di stagione comunque... Sì, sarà un finale di stagione decisivo, nel senso già domenica prossima ci giochiamo la salvezza, se dovessimo fare 3 punti matematicamente dovremmo essere salvi, e quindi avremmo raggiunto un obiettivo importante e basta, quindi speriamo settimana prossima di chiudere il discorso e non arrivare l'ultima a giocarcela. Grazie mister.